uniti intorno a degli eventi della nostra storia e anche di esercitarci nel gioco, nella sfida, nel saper vincere e nel saper perdere. Oggi, 13 settembre anno domini 1557, io, Marchese Diomede Carafa, Signore di Cale, per l'incarico datomi dal Sommo Pontefice Papa Paolo IV a garantire la pace di Cale, chiedo a voi, arcieri e balestrieri delle antiche contrade, di giurare fedeltà ai priori, nobili e contradaioli. Lo giurate voi? Lo giuro. Alle antiche contrade e con l'augurio per la giornata di domani e di domenica anche migliore. Quest'anno, come diceva prima di me Christian, abbiamo completato il progetto, abbiamo riportato il progetto della scuola Matisse qui a Cave, abbiamo scelto un concetto in particolare che quello comunque ci portava più vicino alla nostra storia del trattato di pace, quindi abbiamo scelto il bozzetto di una ragazza che si chiama Miriam De Bianchi. E infatti allora ho rappresentato quindi questa chiesa abbracciata da tre mani, dove queste mani sono state proprio quelle che hanno firmato il trattato di pace qui a Cave, quindi tanto tempo fa, nel 1557. Tutti gli elementi dello stendardo sono sovrastati da una corona azzurra dove all'interno ho rappresentato i sette stendardi delle sette contrade di Cave, e inoltre ai lati, in modo simmetrico, ho raffigurato delle foglie di olivo e di castagno che sono simboli della città di Cave. E poi il liceo artistico di Cave, che stasera, grazie all'artista, grazie a De Bianchi, che poi tra l'altro di un paese di continuità territoriale, volevo questa cornice lunga su Cave, come si sta rappresentando al meglio, no? In questi anni, offrendo questa proposta, questa bellissima alternativa, una scuola veramente per come manifestato in tutti questi anni con grande volontà di far sì che la nostra città poteva crescere anche attraverso un plesso scolastico, perché altro molto giovane, perché nasce nel 2011, una famosa e soprattutto importante intuizione di quel periodo. Per intercessione della Beata Vergine Maria, di tutti i nostri santi protettori, benedici Signore questo drappo, simbolo di pace, chi l'ha dipinto con ispirazione e tutti noi che vogliamo la pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.